Grazie Eccellenza. Dunque, molto interessante questa istanza d'arengo che ci pone di fronte ad una questione molto importante, quella cioè che spesso viene banalizzata, quella cioè di come formare i nostri giovani e di quali possibilità educative e formative dare ai nostri giovani, tanto più quando è lo Stato che se ne deve fare carico, giustamente, perché credo proprio che tante volte lo abbiamo detto, se io dovessi dire una delle cose che è tra le nostre ricchezze, tante volte parliamo della sanità pubblica, universale, che deve essere certamente una cosa da difendere con le unghie e con i denti, dall'altro lato c'è anche il sistema della formazione. Questi sono, io credo, due dei pilastri fondamentali del nostro essere sammarinesi e del nostro benessere, peraltro. Ora, non possiamo però decontestualizzare questa istanza dalla realtà nella quale noi ci troviamo. Qual è la nostra realtà? La realtà è quella di una sede della scuola secondaria superiore che è certamente una sede prestigiosa, alla quale io sono peraltro particolarmente affezionato perché lì sono nato e lì ho passato più anni che a casa sostanzialmente, da studente e poi da docente, assolutamente prestigiosa, ma che rischia di andare in forte stress, io dico per fortuna, rischia di andare in forte stress per la grande mole di richieste che la nostra scuola sta accumulando nel tempo. L'anno prossimo sono previste, mi pare, oltre 200 iscrizioni, fra le 210 e le 220 iscrizioni. Questo è un dato che noi dobbiamo salutare, io credo, io almeno penso e ne sono convinto, in maniera molto positiva. Credo peraltro che su questo abbiano contato molto anche, non già il Covid così semplicemente, ma soprattutto l'aspetto che l'anno scorso è stato molto frequente, cioè quello delle iscrizioni di ritorno. Molte persone che hanno provato, varie decine, che hanno provato la scuola italiana del circondario, capirete che il mio è un intervento anche un po' campanilistico, avrete pazienza, che hanno provato la scuola del circondario, che anche per le motivazioni del Covid hanno deciso poi di mutare la loro iscrizione nella scuola sammarinese e, avendola provata, avendola sperimentata, hanno fatto un confronto, l'hanno trovata positiva e sappiamo che per le finalità poi delle iscrizioni eccetera, quello che conta anche è la fama, il prestigio, il passaparola, ciò che si dice. Una scuola che viene reputata essere una scuola certamente non facile, difficile, e questo introduce il nostro secondo tema da affrontare. Qual è l'offerta formativa che noi, che non siamo solamente una città, un paese, siamo un vero e proprio Stato, vogliamo garantire come servizio di base ai nostri cittadini, perché è da lì che si formano le generazioni future. Un'ultima considerazione, che è la considerazione numerica. Segretario Belluzzi, lei sa quali sono le nostre posizioni sulla sua decisione di atteggiarsi per quanto riguarda la scuola elementare. Siamo stati totalmente contrari a come lei ha operato nelle decisioni unilaterali sulla scuola elementare, sulla sua dislocazione sul territorio. Ci pare purtroppo che ci sia una scarsa progettualità sul futuro. Io sento parlare oggi di grandi investimenti sull'ospedale di Stato. Noi non siamo contrari a priori, crediamo però che prima di fare l'ospedale sia necessario sapere cosa ci si vuole fare dentro, e anche se può essere poi, oltre che una garanzia per tutti, un volano per lo sviluppo. Credo che sulla scuola lei, segretario, dovrebbe avere la forza di fare lo stesso ragionamento. Noi le abbiamo lasciato, può piacere o non può piacere, un progetto che era quello del polo scolastico, nel quale io ho creduto fermamente e credo ancora e sempre di più. Credo anche, tra l'altro, che quello dei servizi, degli alti servizi alla persona, quindi in questo caso ai giovani, sia un settore nel quale noi veramente possiamo investire avendone dei ritorni. Perché se la nostra scuola si apprezzasse in modo,
in modo così consistente, potrebbe diventare anche appetibile, così come la sanità, per persone che vogliano venire a farla da fuori, e allora lì si dovrebbero studiare delle modalità con l'Italia, perché ci possono essere dei corsi, diciamo così, regolari, equiparabili a quelli italiani, poi ci possono essere anche dei corsi, chiamiamoli così, virgolette, avanzati, che possano essere paragonabili alle migliori scuole italiane oppure internazionali ed europee, che sappiamo anche costare molti e molti soldi per la loro iscrizione. Allora, perché non immaginare un investimento di questo tipo per la nostra realtà? Io credo che sia assolutamente necessario se lo vogliamo fare. Purtroppo dobbiamo fare i conti invece con un'altra storia. E l'altra storia è, io continuo a ripeterlo fino a sgolarmi, l'altra storia è che alcune delle graduatorie per l'insegnamento del nostro paese sono sguarnite. Ci troviamo a non avere professionalità, non certo per colpa di chi alle graduatorie o si è iscritto e magari fa già altri lavori, o non si è iscritto perché ha fatto altre scelte, quelle sono normali, ma noi ci troviamo a fronteggiare un'emergenza. Io sento che qua tutti si riempiono la bocca della fuga dei medici, della mancanza del personale sanitario, del personale infermieristico. Bene, è l'ennesima volta in cui io dico che abbiamo anche una carenza di personale docente. E francamente alcune delle toppe che sono state trovate a me non hanno convinto, e non credo che possano essere adottate se vogliamo mantenere gli alti livelli della nostra scuola, possano essere adottate a ripetizione. Allora, oggi è facile da un lato, difficile dall'altro fare delle previsioni per il futuro. Oggi ci troviamo nel momento di massima espansione, forse potremmo anche ancora andare oltre con le iscrizioni che dicevo, ma sappiamo che magari fra 10 anni, quando i tassi di natalità così bassi, che riguardano i gradi più bassi di istruzione, più bassi intendo diciamo così nella scala verso la crescita dell'individuo, arriveranno, forse avremo la metà delle iscrizioni magari fra un po' di tempo, perché il calo demografico impatterà anche su quello. E allora bisogna mettersi a studiare, bisogna mettersi a capire se ad esempio si vuole comunque aprire la possibilità degli studenti stranieri di venire a formarsi nella nostra scuola, bisogna pensare se invece si vuole ridurre l'offerta formativa, perché ci troveremo per forza, quando la platea della scelta è su 200-250 ragazzi, è chiaro che magari si distribuiscono spontaneamente nelle varie scelte che già noi forniamo, nei vari indirizzi che già forniamo, ma qualora questo plafond si riducesse a 70, 80, 100 persone, allora è chiaro che alcuni indirizzi potrebbero addirittura avere molti pochi iscritti, e ci troveremmo, per garantirli, e io credo che abbiamo sempre fatto bene a garantirli, non dimenticherò mai in questo ad esempio l'intervento di Fausta Morganti quando volle e si impose perché il liceo classico non morisse nel nostro paese, e le sarò sempre grato per questa decisione coraggiosa. Ecco, allora noi dobbiamo fare anche una riflessione di questo genere e capire verso dove vogliamo andare. In tutto questo, come si colloca l'Istituto di Scienze Umane? Beh, certamente non servirebbero molte modifiche a un curriculum come quello del liceo linguistico, quello del liceo scientifico, per poterlo adattare. Io però credo che, se da un lato valuto insufficienti il segretario, lo dico con rispetto, insomma, però insufficiente la sua risposta, non ci sono gli spazi, per cui non ci pensiamo, no? Cerchiamo di ragionare un po' più in maniera ampia. Vogliamo che la nostra scuola sia attrattiva anche per il fuori? Ragioniamoci. Perché non investiamo nel polo scolastico? Seconda cosa, e ci dovrete spiegare finalmente perché quel progetto è stato buttato via. Terza cosa, ragioniamo in maniera complessiva sul nostro sistema dell'istruzione, in questo caso della nostra istruzione secondaria, e iniziamo a decidere. Io sono sempre stato convinto, ad esempio, che l'istruzione secondaria dovrebbe basarsi su una scuola professionale ancora potenziata rispetto a ciò che è, perché anche e soprattutto quelle professionalità da immettere direttamente nel mercato del lavoro ci servono,
tutte le volte quando non si parla, si parla di scuola professionale, spesso magari quando si parla di scuola e poi non se ne parla quando si parla di turismo. Allora, noi siamo un paese che ha la vocazione turistica principale tra i suoi asset principali, e però sforniamo dei numeri molto bassi di persone che possano lavorare nel turismo, tant'è che sentiamo che alcuni ristoranti sono costretti a chiudere perché non hanno il personale. Quindi una scuola professionale forte, che sia in grado di reggere le sfide della modernità, un settore liceale forte, e su questo dobbiamo fare le scelte, è qui che gli istanti ci chiamano a ragionare e a decidere una volta per tutte qual è l'impostazione che vogliamo dare ai nostri licei, e poi un'altra scuola che sia una scuola tecnica altrettanto forte, dignitosa, decorosa, anzi fortemente spendibile, perché è ciò che... Finisco eccellenza, è ciò che sempre di più viene richiesto proprio per quel tramite fra il mondo della formazione e del mondo del lavoro. Grazie.